il fenomeno è il tecnico dell'Inter con il suo gemello della Sampdoria, Vialli, Tardelli, Ferlaino, Rosetti e Panico. Ecco la Hall of Fame del calcio italiano che si arricchisce di altri 10 fuoriclasse e la cerimonia in Palazzo Vecchio a Firenze ha visto protagonisti Vialli come giocatore italiano, Ronaldo come giocatore straniero, Mancini come allenatore italiano, Ferlaino, ex presidente del Napoli di Maradona, Roberto Rosetti, arbitro italiano, Marco Tardelli, veterano della nazionale, Patrizia Panico, calciatrice italiana, Giacinto Facchetti, a Ilenio Herrera, Umberto Agnelli, i premi alla memoria. La sesta edizione del premio, istituito dalla FIGC e dal Museo del Calcio, ha portato a Firenze Ronaldo, che dal palco ha ricordato i momenti più entusiasmanti della sua carriera calcistica e ha donato la sua maglia numero 9 del Brasile al Museo di Coverciano. Dal palco ha ringraziato l'Italia perché ha detto che la sua storia è stata bella perché è passato dal calcio italiano. L'Italia mi ha fatto tirare fuori il meglio di me, perciò sono molto grato della mia storia italiana, per quello ci torno anche spesso e volentieri qui in Italia. Dall'Inter arriva anche Mancini, 15 anni di carriera, è tornato sulla panchina dell'Inter da un anno. Entra anche lui nella Hall of Fame e a chi gli chiede se preferiva entrare come calciatore invece che come allenatore. No, va bene, è importante entrarci, insomma, è una cosa molto prestigiosa, quindi entrarci da allenatore o giocatore poi alla fine non cambia. Essere entrato oggi con tanti grandissimi personaggi che hanno dato lustro al calcio in questi anni, credo sia stata una cosa veramente bella. Roberto Mancini ha espresso il desiderio di continuare la carriera di allenatore, la cosa più bella per rimanere nel mondo del calcio.